Firenze e la Toscana, sempre più terra di cinema. Dopo aver partecipato al Festival di Berlino, da poco conclusosi con due film made in Tuscany, Le proprietà dei metalli, opera prima di Antonio Bigini, girato a Sestino in provincia di Arezzo, in varie location dell'Appennino tosco-romagnolo e a Badia Tedalda, e Mary, lo spirito di mezzanotte, opera d'animazione di Enzo Dalò, la nostra regione punta ad investire ancora di più nel settore cinematografico. Grazie ad un accordo tra Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Cassa Risparmio e Camera di Commercio Firenze, è nato il progetto Triennale Cinema. Tra le prime attività, la promozione dei festival a carattere internazionale, che saranno di nuovo promossi come 50 giorni di cinema a Firenze, che si terrà dal 5 ottobre al 12 dicembre prossimi, al cinema La Compagnia, alla quale si affiancheranno altre sale fiorentine. 250.000 euro di risorse straordinarie permetteranno alla rassegna di 9 festival di avere ospiti importanti a Firenze, insieme a campagne di comunicazione intense ad ampio raggio per coinvolgere il pubblico locale e raggiungere quello nazionale e internazionale. Al termine della 50 giorni, a dicembre, si terrà inoltre a Firenze una nuova iniziativa in collaborazione con l'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, cioè la prima edizione di Italian Rising Stars, un premio che la giuria dei David assegnerà alle star del cinema di domani. Attraverso un lavoro di selezione durante il 2023 verranno scoperti volti nuovi che possono diventare ambasciatori nel mondo del cinema italiano. Ad ospitare la presentazione dei nuovi progetti, il Salone di Donatello del Museo Nazionale del Bargello.